Ciao ragazzi, come vi avevo promesso, vi ho portato un secondo colloquio che ho fatto l'estate scorsa, verso giugno, sempre per una posizione front-end developer junior con un'esperienza in Angular di poco più di un anno. E niente, buona visione. Ciao. Ciao! Ciao. Eccoci. Allora, ciao Marvin, intanto piacere di vederti. Ti presento il collega che oggi si occuperà di fare questa chiacchierata tecnica con te. Io, insomma, rimango connessa e poi mi faccio viva alla fine del colloquio quando avete finito la vostra chiacchierata. Ok, va bene. Allora, ho visto il tuo CV in breve e in realtà volevo chiederti innanzitutto di magari di spiegarmi, di darmi qualche info in più sui progetti in cui sei stato coinvolto e diciamo tutto quello che hai svolto, no? La tua posizione che hai coperto. E come tecnologie usate in questi progetti, qualcosa di, non lo so, hai utilizzato soltanto magari il classico HTML, JavaScript e CSS oppure anche React, Angular, Sì, Vue? sempre Angular ho visto. React l'hai mai visto? Vabbè, allora rimaniamo in tema Angular e magari anche qualche domanda un po' più generale sullo sviluppo web. Perché è stato inventato Angular? Cioè, a cosa serve Angular? Perché non si fanno le applicazioni come una volta, magari in JavaScript puro con HTML e CSS? Quale problema risolve Angular? Ok. Corretto, corretto. Il motivo principale è proprio questo. La creazione di questi framework o magari librerie come React mira a risolvere proprio questi problemi, perché in grossi progetti o comunque dopo che si fa un progetto per riutilizzare parte del codice anche un altro progetto ancora, sono utilissimi in queste tecnologie, quindi per questo sono state create, perfetto. E in Angular tu hai visto, cioè che versione hai visto? Io dalla nona in su. Ok, quindi già c'era TypeScript. Sì. L'hai utilizzato TypeScript, Sì, vero? lo uso, sì. Ok. TypeScript, per esempio, cosa ha in più rispetto al JavaScript? Perfetto, perfetto. E sì, anche appunto l'ultima cosa che hai detto, essendo il codice più ordinato è anche meno incline a bug, quindi già sappiamo, non so, una funzione che cosa si aspetta in input perché è stata tipizzata, e quindi evitiamo anche magari durante la scrittura del codice di inserire dei bug che magari potrebbero essere eseguiti tranquillamente. Ok. In Angular, al contrario di React, c'è un concetto, diciamo, fondamentale, abbastanza centrale, che è il binding a doppia via. Che cos'è il binding a doppia via di ng-model? Cioè, che cos'è l'ng-model? Che cos'è una direttiva? Questa è un po' tirata, eh? Però allora, in React noi abbiamo il Virtual DOM, così non so se ne hai mai sentito parlare. Sempre tema Angular, però in realtà si estende anche ad altri librerie e framework. Che cos'è una single page application? Perché adesso è così utilizzata? Ok. E in questo utilizziamo anche moltissimo il routing, no? Sì. Però il componente del routing, del router, l'hai mai visto? Hai inserito magari anche le guardie per fare login, eccetera. Sempre in tema strettamente Angular, che cos'è una pipe? E un altro concetto fondamentale, sono quasi finiti di Angular, è la dependency injection. Mi hai nominato il costruttore, e quindi diciamo, introduciamo un po' il tema dei lifecycle hooks, no? Il ciclo di vita del componente. A cosa servono questi hooks, queste funzioni? Tu mi hai nominato l'ng init, no? Dicendo che praticamente viene lanciato praticamente all'inizio, no? Del componente, quando viene istanziato. Allora, che differenza c'è tra l'onInit e il costruttore? Poi sicuramente, avendo lavorato in Angular, hai visto anche RxJS, no? Come gli observable, i vari operatori. Hai mai visto l'interceptor per caso? Che cos'è l'interceptor? Poi vabbè, diciamo, all'interno di Angular ci sono tre concetti fondamentalissimi, ovvero componenti, moduli e servizi. Che cosa sono? Perfetto, perfetto. E appunto, parlando di servizi, che cosa si può fare all'interno di un file di service? In Angular, no? Per passare un'informazione, un dato da un componente ad un altro, esistono diversi modi, a seconda un po' della relazione che c'è tra questi componenti, no? Se c'è il componente padre che deve passare un'informazione al componente figlio, oppure il contrario, quindi da figlio a padre, oppure dei componenti che sono completamente slegati tra loro e devono in qualche modo comunicare. Come si fa? Poi
Poi, invece, rimanendo un pochettino più sul generico, tu hai mai visto delle librerie grafiche come Bootstrap? Ok, oltre a Bootstrap poi hai visto Material. Anche no? Angular Material. Poi ho visto che hai utilizzato anche il SAS, no? Che cos'è il SAS? Sì, l'utilizzo principale è proprio questo, sì. Facilitare la scrittura del CSS, renderla un pochettino più compatta e più leggibile, alla fine. Sì. Tanto poi, come hai detto tu, essendo un post-processore, il risultato che viene poi caricato, diciamo, sul browser è sempre un CSS, quindi viene compilato il file di SAS o di SCSS. Ma l'ultima domanda, hai visto magari il lazy loading dei componenti o dei moduli? Questo è stato, diciamo, quasi inventato appositamente per il mobile, no? Perché gli utilizzatori mobile comunque sia sono sempre i siti per il mobile spesso hanno anche delle immagini molto più piccole rispetto a quelle fornite per desktop. Un'applicazione Angular React si dovrebbe occupare anche di questo, ovvero non di chiamare sempre la stessa immagine con la stessa risoluzione, ma in base al device aggiustare la risoluzione richiesta dell'immagine e diciamo richiedere quella necessaria, perché appunto su mobile si tende a utilizzare il meno possibile i dati in modo da rendere il sito molto più leggero e più facile da caricare, quindi anche quando c'è poco campo, queste cose qui. E, perfetto, io in realtà non ho altro, per me va bene così. Non so Marvin se tu hai qualche domanda per noi. Perfetto Marvin, allora noi ci riaggiorniamo nel giro di qualche giorno o ti restituisco comunque un feedback in ogni caso rispetto all'iter di selezione che abbiamo fatto insieme. In caso di feedback positivo poi ci sentiamo per la parte economica, quindi sicuramente ci riaggiorniamo tra qualche giorno. Grazie intanto per il tuo tempo e la tua disponibilità. Grazie a voi. Alla fine non mi hanno più ricontattato, questo perché probabilmente il feedback è stato negativo. Infatti riguardando il video, quando l'ho dovuto editare, ho notato che nelle domande non sono stato abbastanza bravo a rispondere, nel senso che magari le sapevo pure, però mi sono espresso un po' male. Il colloquio è durato molto di meno, forse perché quello che mi stava facendo le domande aveva già un'idea nella sua testa e forse ha capito che non ero, ecco, il candidato ideale che stavano cercando, ma va bene così. Vi dico questa cosa che solitamente quando fate i colloqui vi dicono sempre, come avete sentito, tra qualche giorno ti daremo una risposta e ti faremo sapere se il feedback sarà negativo o positivo. Solitamente quando è negativo non vi chiameranno mai, al massimo vi possono mandare un'email con scritto tipo, ad esempio, come mi è capitato a me, tipo ciao Marvin, mi dispiace ma abbiamo deciso di puntare su un altro candidato. Solitamente potrebbero fare così. Invece quando il feedback è positivo, solitamente vi richiamano il giorno dopo, o anche il giorno stesso, o due giorni dopo, massimo tre. Dalle esperienze che ho avuto, dopo i 3-4 giorni vuol dire che il feedback era negativo e niente, scompaiono tutti. Quindi se state cercando un'occupazione, non inviate un curriculum, aspettate che fate il colloquio e aspettate la risposta. No, mandate più curriculum che potete, ma proprio tanti, fate magari 2, 3, 4 colloqui in una settimana e aspettate il primo che richiama, fate così. Poi ovviamente se vi interessa proprio quell'azienda, vi piace quell'azienda lì, volete proprio andare lì, allora aspettate, ma se passano diversi giorni magari scrivete voi, mandate un'email chiedendo posso sapere il feedback? Io una volta ho fatto così, mi hanno risposto, avevano detto che il feedback era positivissimo, ma non c'era un progetto dove potevo entrare con la mia seniority. Lì ci sono un po' rimasto male, devo dire la verità. Ma vabbè. Ragazzi, vi ringrazio per la visione, seguitemi pure su Instagram se vi va, fate sempre bravi, noi ci vediamo al prossimo video. See ya!